Io vorrei cominciare chiedendovi assolutamente che cosa vi ha colpito di questa campagna elettorale, cioè sintetizzata in un'immagine. Un'immagine, mi dovete dire tutti un'immagine o uno slogan che vi è rimasto impresso di questa campagna. Vai. Chi si ricorda? Un'immagine, un'intervista televisiva, un talk che vi è piaciuto, cioè c'è stato nell'immagine, cioè non è l'immaginario, l'avete proprio vissuto, siete stati bombardati mediaticamente, oltre a Grillo. Perfetto, hai già dato due elementi fondamentali. Poi ah, ok. Perfetto. Perfetto, perfetto. Chi si ricorda anche uno slogan o un cartellone? Vi ricordo i leader? Berlusconi, Bersani, Monti, Grillo, Ingroia. Beh, ovviamente il personaggio è stato Grillo e a me quello che ha colpito è la. Penso che abbia colpito un po' tutti, il fatto che abbia rifiutato i canali della comunicazione tradizionale, Sì, ma diciamo. non la struttura, un'immagine, una frase, cioè siete circondati e la frase che sintetizza proprio Grillo. Perfetto, no, poi vi dico perché, state perfetto. Un'altra cosa che vi ricordate di Berlusconi? Preferiamo dimenticare. Dimenticare come. Vabbè, restituirò l'IMU, Ok, quella è stata mia. allora ora vi faccio vedere un video che amatorialmente ho fatto mettendo insieme le cose più significative di questa campagna elettorale. Allora, questa secondo me è stata la campagna elettorale. Cioè, secondo me, nel senso che sono state le immagini che poi sono esattamente quello che avete detto voi prima. È incredibile, sono le immagini che sono rimaste più impresse. Allora, la campagna elettorale attuale, allora, naturalmente questa parte prescinde dal giudizio sia sul voto che sui personaggi, cioè sulle scelte degli italiani, eccetera. È una lezione metodologica e strategicamente di comunicazione, quindi non c'entra niente su chi, insomma, in questo senso devo essere assolutamente apartitica. Questa campagna ha avuto tanti primati. Ha avuto in primis un primato, secondo me, molto importante, che è stata la prima campagna senza Emilio Fede. Che voglio dire, da un punto di vista comunicativo è stato fondamentale. Poi è stata sicuramente la prima campagna italiana giocata quasi tutta sui social network, tra Twitter e Facebook. C'è stata un'esplosione incredibile. Da parte di alcuni leader, in particolare appunto vedremo Grillo in primis perché nasce totalmente sulla rete, ma anche la campagna elettorale, per esempio, del senatore Monti, nel senso che mentre sì, il PD è stato più o meno presente, così come anche Berlusconi, però con altre tattiche comunicative, chi ha fatto un salto in più, diciamo, sulla rete, questo è appunto testato dai tweet fatti, dall'importanza che non è più Monti l'ha detto all'ANSA, no, Monti l'ha detto sul suo tweet, cioè una cosa, è un concetto totalmente diverso che quindi ha reso anche il personaggio più social, più vicino alla gente, più vicino ai giovani, a una fascia d'età. Anche quella è una scelta di strategia di comunicazione che uno ha fatto. È stata una campagna breve perché tutto si è giocato in un mese e mezzo, quindi questo tu lo devi stabilire, perché quello che voglio dirvi in questo, cioè perché molti non sanno come si struttura e come si fa una campagna elettorale.
quando decidi di essere parte di un team di campagna elettorale, devi valutare varie cose. Una delle prime cose è il tempo che c'è davanti, perché quello è fondamentale, cioè per capire, diciamo, se hai un mese è diverso da se hai 2 mesi, se hai 3 mesi. Questo perché devi essere dinamico e il messaggio deve arrivare subito. Diciamo alla gente, perché questo porterà la gente al voto. Diciamo, sicuramente sulla rete il numero uno è stato Grillo, che abbiamo visto non andare in televisione come scelta comunicativa e mediatica, però con lo Tsunami Tour è riuscito a diventare il primo partito d'Italia. È stato presentissimo, c'erano 800.000 persone lì a San Giovanni, insomma, eccetera. Il talk più seguito di questa campagna elettorale è stato proprio quello di Santoro con la presenza di Berlusconi. Quindi Berlusconi ha, nell'inizio della sua campagna elettorale, già fatto l'unplugged con un'uscita. È stato il talk che di tutta la campagna non c'è stato un talk più visto di quello. Quindi questo lo dobbiamo anche considerare nella strategia di comunicazione di Silvio Berlusconi. Le cose più importanti, diciamo, che sono successe, le abbiamo viste tutte nel video. Ci sono anche altri leader che hanno fatto notizia, come per esempio Giannino è stato un leader molto importante all'inizio di questa campagna. Fermare il declino doveva essere veramente, stava raggiungendo una percentuale che nel suo piccolo si è giocata purtroppo malissimo, con l'esperienza che comunicativamente l'ha danneggiato tantissimo, perché è una persona molto preparata. L'episodio appunto di Giannino resta sicuramente negli annali di questa breve campagna elettorale. L'IMU di Berlusconi è la prima volta che una promessa elettorale si è trasformata in cambiale proprio degli italiani, cioè è arrivata una lettera a casa dove si dice come e dove verrà restituita l'IMU. Quindi è stata anche questa la prima volta che, insomma, è avvenuta una cosa di questo tipo, che per una fascia di età, che può essere quella del pensionato anche prima, ha contato veramente tantissimo quella lettera. Fratelli d'Italia non sono riusciti a inserire nel video, con il loro bellissimo cartello "Non votate con il culo", che quello è anche stato molto diretto, molto, ha fatto notizia. Bersani è il giaguaro che appunto è, come diciamo, una battuta di Crozza, si è trasformata nel suo claim di tutta la campagna, cioè una battuta di un comico è diventato poi il leitmotiv di tutta la campagna di Bersani. Il giaguaro rappresentava appunto Berlusconi. Un'altra cosa importante da ricordare di questa campagna: Grillo che fa credere a Sky che gli concede un'intervista, poi non ci va mai. Triplica la sua presenza sui social network e triplica la sua presenza sui telegiornali, che tutti stavano lì a dire no, come non ci va, no? Quindi lo seguono, gli danno ancora di più visibilità, e nello stesso tempo Grillo è il personaggio del no, aboliamo tutto, abolisco la RAI, abolisco Equitalia, abolisco mia nonna, abolisco i partiti, i giornali, l'euro, abolisco tutto. Quindi anche quello è stata una scelta, diciamo, di comunicazione. Diciamo, la mia fortuna nella struttura di vivere una campagna elettorale come quella di un personaggio che veniva da un anno dove, se vi ricordate, Mario Monti è stato l'uomo cioè l'uomo che ha riportato il rigore in Italia, un personaggio che è apprezzato da tutti, incensato proprio da tutti i giornali. Quindi diciamo che partivamo da anche nei sondaggi, da un 20%, cioè nel senso che erano dati impressionanti. Comunque lui viveva già di una sua positiva immagine. La cosa stravolgente è che questa è stata completamente stravolta, la sua immagine, dalle prime battute di Berlusconi, che in questo per me è stato un mago nella comunicazione, perché è riuscito a catapultare il messaggio di chi ha salvato l'Italia in chi ve l'ha, diciamo, messa in quel posto, come si direbbe in francese. Quindi da lui Berlusconi, che ha messo l'IMU gli italiani, è risultato il messaggio come io sono l'unico che lo restituisco l'IMU, e non ve lo, cioè non ci pensavo minimamente a, insomma, a metterlo, insomma. Quindi
è riuscito, ed in questo strategicamente è stato fondamentale, tutte le uscite che lui ha fatto sono state mediaticamente un successone, cioè tutte. Perché anche nella scelta di tutti i leader di non volere un confronto televisivo, tranne Mario Monti, che aveva un programma lì da professore bello preciso e da spiattellare in televisione, il fatto che gli altri leader non hanno voluto il confronto e che gli italiani si siano piegati a questo, cioè nel senso che sì, questa è diventata una notizia, per 2 o 3 giorni è stata notizia il fatto che non c'era il confronto televisivo, dopodiché per noi è diventato normale che non ci fosse. Perché la presenza sui media, cioè voi siete stati, cioè voi, noi siamo stati bombardati da presunti confronti, cioè vedevi 3 leader a Mediaset, uno dietro l'altro, e lì tu ti fai un'idea che è Monti che si addormenta mentre parla, Berlusconi che ti fa ridere, Bersani che dici che me volete? Non si capisce, un po', ha usato sto un po', che vi ho messo anche nel video, un po' di questo, voglio un po' di, ma un po' di che, cioè, dammi un programma, la stessa cosa che stiamo dicendo adesso, gli 8 punti, non li potevi tirare fuori durante la campagna elettorale, che nessuno si ricorda una frase, una del programma di Pierluigi Bersani. Le scelte anche mediatiche di Pierluigi Bersani sono state quella appunto di fare il simpatico col giaguaro, quella strategicissima di farsi vedere a Firenze con Renzi e anche lì di far parlare Renzi e pochissimo lui, perché forse l'appeal che aveva Renzi era diverso e adesso insomma un po' di pedine già si stanno valutando. Però nella struttura già da questo avete capito che scelte comunicative i vari leader hanno fatto. Come si fa una campagna elettorale? Quando tu decidi di lavorare, prima di tutto devi capire che tempo hai, quindi un mese. Il primo step da fare è lo studio del personaggio. Tu devi proprio studiare il personaggio che devi, tra virgolette, sponsorizzare. Ma devi sapere tutto di lui, cioè da quanto calza a quello che pensa, a quello che ha letto ultimamente, e soprattutto lo devi costantemente aggiornare su tutta la situazione politica, cioè lui deve essere informatissimo su tutto, tu gli devi preparare assolutamente tutti i materiali possibili, tutta la giornata, i discorsi, quindi dove va, se parla agli artigiani deve avere tutto sul piano economico, sulle piccole e medie imprese, eccetera, se parla agli insegnanti anche lì deve sapere tutto sulla scuola. A seconda del pubblico lui deve essere tematico, quindi tu lo devi seguire e questo è già un lavoro che insomma richiede tantissimo. Dopodiché devi sapere tutto quello che fanno gli avversari, cioè ogni giorno meccanicamente ci si riunisce nella cosiddetta war room, cioè si vedono i sondaggi della mattina. Quindi la mattina già ti parte la stangata che dice no, guarda, state a peggiorare, quindi finisce malissimo. Oppure, non so, ti dicono no, ci sono segnali positivi perché l'uscita, che ne so, dalla Bignardi ha avuto un botto di retweet, è stata pompatissima, è stata vista come una cosa positiva all'inizio, per dirti, come un'uscita possa aver migliorato i sondaggi, per dirti. Quindi da quello decidi tutta la giornata. Vedi i sondaggi, ti informi su quello che fanno gli altri avversari e decidi come tu devi rispondere agli altri avversari. Poi c'è la decisione di tutto il tour che devi fare a livello elettorale. Quindi la scelta di Berlusconi di non andare in giro per l'Italia. Berlusconi è stato in televisione, è stata una scelta. Con un'uscita televisiva tu raggiungi una quantità incredibile di gente che è quasi meglio che andare in piazza. Grillo è stato totalmente opposto, è andato solo in piazza e non è andato in televisione, ma il suo pubblico era un altro tipo, si lavorava e poi lo vedremo insomma come ha lavorato Grillo. Monti, venendo da un ruolo istituzionale, ha deciso di organizzare varie tappe, soprattutto al sud dove non era mai stato, però cose più inerenti al suo personaggio, quindi ha incontrato la gente ma nei teatri, ha visitato aziende, è venuto in Puglia, è stato in alcune aziende, cioè
tentato quello che forse doveva fare un po' di più anche Bersani, cioè il contatto con la gente in una campagna elettorale è fondamentale, cioè il vecchio comizio di Totò in piazza è una cosa che non è che, cioè, ti fa capire che c'è che è cambiato, che adesso la piazza è stata riempita da Grillo ma non dai vecchi politici. Questa è stata una cosa stranissima da vivere. Cioè, nel senso che io non so se a San Giovanni o a San Marco ci sono stati comizi elettorali, ma il vecchio comizio, boh, non lo so, c'è stato, qui non lo so, cioè, se sono stati forse, cioè, pochissimi, veramente pochissimi, e di alcun, forse di alcuni politici, tra virgolette, di vecchio stampo, ma è una cosa che è efficace, tu la devi valutare, non è che ora tutto si deve giocare sui social network e non devi più valutare quello. Quindi a seconda del personaggio devi anche fare scelte mediatiche di questo tipo, decidere che andare in un'azienda a farti vedere che tu gli operai non li vedi più da dietro il banconovo e lì vuoi informarti. Il classico stile fighissimo di Obama, che sì, comunicativamente anche lì scegli di girarti le maniche della camicia, di andare da quello che ti sta lavando il pavimento, di battergli il 5, e quindi questo diventa una cosa, una fotografia stupenda. La fortuna mia personale è stata quella di lavorare con due del team di Obama in questa campagna, quindi di capire da loro anche scelte strategiche che hanno fatto legate a un leader così importante, che insomma è l'uomo più potente della terra, che è riuscito in un solo scatto, che forse vi ricordate, quello lì dell'abbraccio alla moglie, ad essere il tweet più ricliccato della storia ed essere la foto più figa che sta girando. Perché? Perché lui semplicemente, tra virgolette, nel primo discorso, il suo primo pensiero, dopo che è diventato per la seconda volta presidente degli Stati Uniti, è stata la moglie. Una cosa che sembra di un banale allucinante, che invece è stata una cosa studiata da un team di ben 500 persone. Parliamo di uno staff coordinatissimo. E a livello comunicativo, cioè, da loro tu impari un metodo strategico che noi in Italia non abbiamo. Cioè, nel senso che la nostra campagna elettorale, tutta, anche degli altri colleghi che ho visto lavorare su PD e gli altri, tra virgolette, più improvvisata rispetto alle situazioni che succedono ogni giorno. No? Ogni giorno decido che mandarlo a Ballarò può essere più utile che mandarlo dalla Bignardi, oppure decido che un'intervista sul Corriere della Sera è più importante di un'intervista al mattino, cioè fai un tipo di lavoro di questo tipo. Lì c'è una strategia di comunicazione che parte dall'inizio in un messaggio, era Yes We Can il primo, poi l'hanno cambiato quest'anno, però tutto si è ruotato intorno a un messaggio. Cioè, loro hanno avuto la capacità di fare una campagna elettorale che è rimasta impressa nel cervello di tutti con un messaggio. Voi vi ricordate un messaggio di questi nostri leader in questa campagna? Parole confuse, lotta contro tutti. Per carità, è un sistema diverso in America, cioè, è totalmente diverso. Però quello che ho capito che è fondamentale è aver chiaro e bombardare concretamente gli italiani, gli elettori, con quel messaggio. Quello che l'ha capito di più è stato Berlusconi. Si è messo in bocca una parola, IMU, ed è stato perfetto. È rimontato in una maniera allucinante ed è ridiventato, cioè era un personaggio scomparso. Io ero lì quando al Quirinale gli lanciavano le monetine sulla macchina, quindi. Cioè, lì ho detto, cacchio, l'ho visto fare l'ultimo discorso lì, e ho detto, vabbè, è la fine veramente del berlusconismo, e parliamo di un anno fa. Adesso, cioè, è veramente oltre ogni immaginazione. E lì è tutta comunicazione, per cui per me, da un certo punto di vista, il PDL nella sua immagine restano fantastici. Loro hanno chiaro questo metodo che gli americani, insomma, sono riusciti benissimo con Obama, che è appunto quello lì di dire, bombardiamo con un messaggio gli italiani, il risultato lo portiamo a casa, poi puoi fare una miriade di cretinate nel frattempo, ma il messaggio risulta fondamentale. Dopodiché, oltre al messaggio chiaro, semplice, da veicolare semplice, devi essere bravissimo nell'attacco agli altri. Una cosa che per esempio abbiamo visto attaccare Monti è stato quello che, prima
prima era un personaggio istituzionale col suo aplomb da professore, poi nell'arena politica dice: ah, ma come mai questo professore ora attacca Berlusconi, si incazza, fa, cioè non mi piace, mi piaceva di più prima, mi piaceva quando mi spiegava le cose. Allora, ok, allora gli dici: no, presidente, non attacchi, non faccia, ritorniamo al vecchio stile. E ritorna nel vecchio stile, le critiche, no, ma quando va in televisione non lo capiamo, no, va con quei fogli, non si capisce, vuole spiegare le cose, c'ha dei messaggi da dare, c'ha un programma, eccetera. E i giornalisti invece sono quelli che decidono in questo senso la campagna elettorale, perché tu puoi decidere e utilizzare questo metodo che vi ho descritto quante volte vuoi, essere metodico, essere tutto, però nel momento in cui i giornalisti non ti passano il messaggio, tu hai fallito. Allora, Mario Monti era l'unico che aveva un'agenda fittissima con dei contenuti che avrebbe, in un confronto televisivo, avrebbe fatto perdere chiunque. Non è mai andato sui giornali, cioè, questo perché li studiavo i giornali nel frattempo. Dicevo: no, vabbè, ma se lui attacca Berlusconi, creiamo il titolo, se lui attacca Vendola, creiamo il titolo. Se ci parla di giovani, donne, il futuro dell'Italia, la crescita, campagna elettorale non rende, Lucia, dai, su, dacci una notizia. Cioè, io ero allibita, ma come? Cioè, c'è quello lì che vi rivende l'IMU, così, cioè io vi devo dare la notizia quando c'è qua un papiro di agenda, così. E questo era il meccanismo della comunicazione, per cui per me, da quel punto di vista, è diventato impressionante capire come, cioè, noi italiani, e in questo c'ha ragione Grillo, siamo completamente fuori da una dinamica di comunicazione, per cui quello che leggiamo, quello che vediamo, pensiamo sia reale, e non lo è, non lo è, soprattutto in campagna elettorale, per cui passano dei messaggi che sono solo quelli del battibecco politico e pochissimo dei contenuti. Voi vi ricordate delle immagini che io ho riassunto, ma non vi ricordate i contenuti di ciascuno, e questo è veramente preoccupante, perché come abbiamo votato noi? Mi verrebbe da dire una bella parolaccia, però questo è fondamentale, cioè non so se avete, ho reso l'idea del meccanismo, che è un po', è veramente atroce da vivere, perché ti rendi conto che la gente non ha votato effettivamente sul contenuto e si è dimenticato, come diceva Crozza in un video che non sono riuscita a inserire, che, cioè, ah, ci siamo dimenticati tutto, ci siamo dimenticati che la Lega aveva rubato, ci siamo dimenticati quello che è successo all'Aquila, ci siamo dimenticati ogni cosa, ci siamo dimenticati perché un anno fa siamo andati a casa, abbiamo mandato a casa un governo e siamo a questo punto, che abbiamo votato perché uno è risultato più simpatico, l'altro gli hanno messo il cane addosso e forse non è più così istituzionale, è più vicino alla gente, un'immagine, una intervista può fare il voto degli italiani. Ora, quello che vi volevo far vedere invece, ho avuto l'opportunità di conoscere il primo che ha studiato i grillini, un sociologo che ha 34 anni, l'ho intervistato, e loro sono il fenomeno di questa campagna elettorale. Una bellissima intervista che le ho fatto l'altro giorno, è curiosa per capire, gli ho chiesto, lui li studia dal 2006, perché, per quale motivo, perché erano curiosi già nel 2006, come sono cambiati il ruolo di Grillo Casaleggio fino ad arrivare ad adesso, che stanno avendo già parecchi problemi, insomma, da come stiamo vedendo. Lui si chiama Damien Lanfray, è abbastanza artigianale come intervista. Aspetta. Quando hai cominciato a studiare i grillini, ecco. E perché? Allora, ho iniziato nel 2006. Ero alla City University di Londra e stavo iniziando un dottorato. A parte uno studio più complesso sull'organizzazione online di azione collettiva, e ho iniziato a studiare perché stavano emergendo dal blog di Grillo con una rapidità impressionante. Erano partiti dai commenti del blog e sono diventati in pochissimi mesi un aggregato di 300 gruppi locali di meetup online. Dio, scusate. Questo è un fattore interessantissimo, e la rapidità di esplosione è stata la cosa che mi ha fatto avvicinare al 5 Stelle. Ci spieghi come sono cresciuti in questi 8 anni? Come funziona il sistema, tra virgolette, del Movimento 5 Stelle? Allora, io ho documentato nel mio studio il sistema del 5 Stelle, proprio l'organizzazione del 5 Stelle. Il sistema è incentrato soprattutto sui gruppi locali, è fondamentalmente un aggregato di gruppi locali.
cresciuto appunto su questa piattaforma meetup.com, poi svilupparsi anche su siti personali dei vari gruppi locali. È incentrato soprattutto sull'ingaggio delle città e l'ingaggio sia con i cittadini direttamente con il classico volantinaggio e i banchetti settimanali, e sia con grande partecipazione in eventi, manifestazioni, conferenze, con relazione molto stretta con l'associazionismo, che è stato un vero motore di crescita fondamentalmente del Movimento 5 Stelle negli anni. Qual è il ruolo di Grillo e Casaleggio invece? Negli anni si è cambiato o si è rimasto sempre lo stesso? Allora, il ruolo è chiaramente molto importante. Lo era all'inizio, soprattutto di Grillo, come ispirazione. Io vedo Casaleggio più come ispiratore di Grillo stesso, quindi Casaleggio che ispira Grillo sull'utilizzo del web, che gli insegna cosa può succedere da un blog o cosa può emergere da un blog. Grillo invece è sempre stato l'ispiratore del movimento dal punto di vista, se vogliamo, intellettuale. Lui ha insegnato agli attivisti del movimento un metodo di lettura della società, cioè come analizzare le reti sociali, come analizzare le reti di potere, come spiegare a loro stessi, ai cittadini, come si interfacciano banche, finanza, sistema dei media, sistema politico, cooperative, insomma, le relazioni di potere della società come si mappano. Quindi questo è molto importante. E questo è stato il ruolo originario di Grillo, è rimasto nel tempo, ma fondamentalmente si è un po' risolto, ora gli attivisti sono in grado di pensare per loro stessi. Diversamente invece il ruolo di Grillo è un'organizzazione. Grillo è sempre stato molto attivo in un'organizzazione perché coordinava un po' nell'abilità dell'organizzazione 5 Stelle, purtroppo negli anni questo non si è risolto. Grillo ha sperato che l'organizzazione 5 Stelle dei movimenti locali fosse più spontanea e che si trasformasse in un coordinamento nazionale. Questa cosa non è successa, tutto ancora risiede nel blog di Grillo, tutto ancora risiede in un forum del blog di Grillo, che non è certo uno strumento migliore per organizzare una partecipazione che ormai conta le centinaia di migliaia, e quindi è chiaramente un ruolo che è rimasto negli anni come coordinamento anche tecnico e organizzativo del movimento, e questo è fondamentalmente anche un po' il problema che il Movimento 5 Stelle ha in questo momento. Cosa li ha resi diversi in questa campagna elettorale? Beh, direi più che l'utilizzo del web, che ormai è uno strumento che sono in grado di usare tutti, il nuovo utilizzo dei media, quindi il fatto di voler essere semplicemente piazza e web. Questa accoppiata, piazza web, con le foto delle piazze piene sui social fondamentalmente, è stata, direi, l'aspetto dominante della campagna di movimento, quindi semplicemente 150-200 foto di piazze sono la campagna di movimento, una cosa fantastica che ha evidentemente funzionato tantissimo. Ovviamente la piazza si sostiene se riesci a attirare gente nella piazza, ma questo l'abbiamo già detto, è stato un lavoro fatto negli anni dagli attivisti 5 Stelle a livello locale, coinvolgere le persone a livello locale, fare piazza da sempre ha portato a far sì che le persone fossero in piazza anche nel momento più importante. Veniamo invece ai giorni nostri, quale rischio secondo te corrono, stanno già correndo, di implosione o di esplosione in positivo, secondo te? Allora, qui le potenzialità del movimento sono enormi, però in questo momento si vedono di più, secondo me, i rischi. E qui mi ricollego a quello che ho detto prima sull'organizzazione, sull'assenza di organizzazione a livello nazionale. Proprio che 5 Stelle sia arrivato così impreparato all'organizzazione del coordinamento su come si interfacceranno tra di loro i parlamentari, su come si interfacceranno con la cittadinanza. Probabilmente su temi più semplici questo sarà fattibile, su temi come l'abolizione di un certo tipo di divorzi o sull'abolizione delle province, cosa su cui 5 Stelle è molto chiaro, sarà probabilmente molto semplice. Non appena vi saranno temi più difficili, di complessa discussione, allora aver avuto un'organizzazione che gestisce una complessa discussione sarebbe molto più efficace. E quindi lì mi aspetto che le tante aspettative che soprattutto gli elettori di più recente matrice del Movimento 5 Stelle, quindi quelli che si sono avvicinati nell'ultimo anno e che non conoscono magari tutta la radice intellettuale del movimento, facciano un po' fatica a stare vicino al movimento, soprattutto su decisioni complesse. E quindi questo è il grosso rischio, il rischio che come una bolla speculativa molte persone abbiano grandi aspettative sul movimento e alla prima decisione complessa si allontanano dall'organizzazione. Ti ringrazio tantissimo, ciao.